continuano a essere tutti letteralmente sconvolti, preoccupati e amareggiati sulle dichiarazioni di Giuntoli, che continua a dire: Allegri rimane alla Juventus, stiamo tranquilli perché progetteremo il futuro insieme a Max Allegri, e io sono qui per parlarvi del futuro della Juventus in virtù di due aspetti. Uno, notizie che ci sono arrivate direttamente a noi di FCM New Sport, punto primo, ma punto secondo, fare dei passi indietro, perché il calcio non è soltanto recepire delle notizie e raccontarle, ma è anche analizzare, e il passato ci dà delle indicazioni molto importanti da questo punto di vista. E quindi andiamo ad analizzare queste situazioni. Qui su FCM New Sport, e come sempre vi ricordo, essere uno dei pochi canali sulla piattaforma, essere totalmente gratuito. Seguirci non vi costa nulla, vi basta iscrivervi al canale, lasciare like ai contenuti, ma soprattutto diteci la vostra qui sotto nei commenti in merito a questa vicenda. La vicenda vede coinvolto Allegri, che è chiaro che è un allenatore che in questo momento è molto divisorio, è inutile girarci intorno, c'è un allenatore che divide, un allenatore che non convince parte della tifoseria, c'è una parte che lo difende a prescindere, un'altra parte invece che lo vorrebbe vedere lontano da Torino il più presto possibile. Giuntoli ha confermato Allegri, e siete in molti a scrivermi qui sotto nei commenti: ma guarda che Giuntoli l'ha confermato, rimane, purtroppo siamo destinati a tenerci Allegri. E anzi vi invito qui sotto in descrizione a seguirci anche su Instagram, mi raccomando, anche perché lì abbiamo un contatto diretto, ci possiamo sentire direttamente tra noi, quindi vi rispondo a tutti e quindi avremo un contatto più diretto. Ma qual è la verità? La verità è che vi faccio notare delle situazioni del passato che vi fanno capire quanto questo vale zero. Facciamo un passo indietro. Giuntoli passa tutto l'anno intero, l'intera annata, a coprire, letteralmente coprire e nascondere il futuro, non soltanto suo, ma anche di Spalletti, nonostante una scelta già fatta. E andiamo direttamente alle interviste, non è che ve lo diciamo, perché molti, noto che ormai molti hanno questo vizio di dire no, ma io me l'avevo detto, oppure no, ma lui l'ha detto pubblicamente, e poi magari sono parole che se vai a cercare non si trovano. Invece vi consiglio di andare anche voi a cercare, perché basta cercare, basta approfondire, basta studiare e vi rendete conto che le cose ci sono, almeno da questo punto di vista e in questa situazione specifica. Perché se andate a cercare le dichiarazioni di Giuntoli del marzo del 2023, quando il Napoli era già molto vicino all'obiettivo scudetto, lui diceva testuali parole: ho un anno di contratto. Questo è Cristiano Giuntoli, Già a marzo si sapeva qual era il futuro, già si parlava prepotentemente dell'avvicinamento della Juventus e del suo imminente addio al Napoli, anche perché praticamente a marzo già lo scudetto era bello che confezionato. Ecco, ho un anno di contratto ancora col Napoli, qui mi trovo benissimo, non soltanto io, ma anche la mia famiglia, e non vedo alcun motivo perché dovrei andar via. Io resto al Napoli. Sono dichiarazioni del marzo 2023 e ripeto ancora una volta, molto spesso si fa l'errore di dire ma quello ha detto questo, quell'altro l'ha detto pubblicamente. Poi magari uno va semplicemente a cercare, semplicemente per informarsi, per documentarsi, perché nel mondo del giornalismo si fa così, si documenta, si cercano, non si va per teorie proprie, siccome l'hai sentito dire a qualcuno in TV o su internet, allora lo dai per certo. Bisogna approfondire, bisogna chiarire, bisogna soprattutto essere precisi nelle cose. E qui abbiamo cercato sempre di essere precisi con voi. E da questo punto di vista, questa dichiarazione la trovate lì, marzo 2023. Tra l'altro in quella stessa intervista dice: ora io sto pensando soltanto alla questione dei rinnovi, abbiamo rinnovato Lobotka, chissà, cercheremo di rinnovare anche tutti gli altri, migliorare questa squadra per il prossimo anno, perché la squadra deve essere ancora più forte il prossimo anno. Marzo 2023. Se facciamo un passo indietro ulteriore, o meglio più che un passo indietro, un passo in avanti, perché andiamo nel maggio del 2023, quando lo scudetto non era già confezionato, era praticamente già messo lì in bacheca, pronto per essere esposto ai tifosi partenopei. Aurelio De Laurentiis, quindi non uno qualunque, il presidente del Napoli, a scudetto già acquisito, non di Giuntoli, ma di Spalletti, dice: Spalletti resta, e io con lui voglio aprire un ciclo. Perché sto prendendo ad esempio il Napoli? Perché chiaramente il Napoli lavorava Spalletti, e lavorava soprattutto Giuntoli, che è quello che ci interessa di più. Perché oggi è lo stesso Giuntoli che dice: no, ma Allegri rimane, state tranquilli. E tutti sono lì a dire: oh, hai visto? Sicuramente Allegri rimane. E io spesso vi dico: occhio, perché sono parole di circostanza. Lo erano anche a maggio, quando De Laurentiis dice: Spalletti resta, voglio aprire un ciclo con lui, state tranquilli.
Il 7 maggio lo stesso Spalletti è stato a dire: Napoli, io resto qua, io resto a Napoli, con Aurelio De Laurentiis non ci sono problemi. E poi dice anche: Giuntoli in estate lavorerà per migliorare questa squadra, e lo sta già facendo ora con i vari rinnovi, e sta lavorando già ora per migliorare in estate la squadra con rinforzi che siano da scudetto. E quindi queste parole ci fanno capire che evidentemente durante l'anno dire l'allenatore in bilico, l'allenatore potrebbe andare via, non si fa. Non si fa alla Juve con Giuntoli, non si faceva neanche al Napoli con Giuntoli. Se poi uno va ancora più indietro, si rende conto che nel 2021, non a Napoli dove c'era Giuntoli, ma nella Juventus dove c'era Andrea Agnelli, si confermava pubblicamente Andrea Pirlo, dicendo: Pirlo e la Juventus sono legati ai risultati. Il risultato della Juventus è andare in Champions League. Quindi a Pirlo pubblicamente era stato detto che il raggiungimento della Champions League avrebbe garantito l'accesso all'anno prossimo. Quindi un altro anno di contratto. Vi risulta che Pirlo abbia fatto un secondo anno? No. Se andate a cercare poi una conferenza stampa di Paratici nel luglio, praticamente a fine stagione, in realtà quella è stata una stagione dilatata dalla pausa pandemica, però dico, parliamo di luglio. Paratici, cercate Paratici luglio 2020, Sarri. In quel periodo lì, Paratici pubblicamente dice: Sarri resterà con noi anche il prossimo anno. Vi risulta che Sarri abbia fatto un altro anno con la Juventus? No. Quando vi parliamo di dichiarazioni di facciata, è perché sono dichiarazioni di facciata. E non possono essere altrimenti, perché in un momento così delicato in cui la Juventus viene da 4 risultati negativi, viene da una situazione complicata, viene da un'annata, o meglio un triennio complicato, con una squadra giovane che può assimilare il tutto, andare in conferenza e dire ma sì, forse Allegri va via, vedremo, questo potrebbe soltanto dare degli alibi ai giocatori. E la Juventus in questo momento, il giocatore potrebbe, ve lo dico chiaramente, anche alleggerire un po', non andare in Champions League, ma magari a giugno cambiare squadra, arrivederci e grazie. La società Juventus non può dire vabbè, io me ne vado, perché la società Juventus è quella che deve mettere a posto i danni poi. E quindi economicamente un secondo anno senza Champions League vuol dire disastro, vuol dire chiudere baracca e andare a giocare nei campetti di calcetto. Per cui in questo momento la Juventus si può permettere di essere così leggera nelle dichiarazioni e creare ulteriore caos attorno a quella che è la squadra, che va compattata. E Giuntoli in questo è bravo. Quando l'anno scorso Giuntoli fa la stessa cosa dello scorso anno, solo che l'anno scorso Spalletti era voluto bene da tutti e quindi doveva tutelare l'ambiente Napoli, e Spalletti era l'allenatore da proteggere. Quest'anno è Allegri, ma questo non vuol dire che Allegri per forza rimarrà. E infatti Spalletti è andato via, Allegri potrebbe anche lui andare via. Le dichiarazioni di Giuntoli a metà anno che valore volete che possano avere? Zero. Ed è per questo che vi continuo a dire che, a mio avviso, la Juventus a fine anno deciderà di cambiare, e non di svoltare, di cambiare pagina, perché Allegri non ha intenzione di rimanere un anno con il contratto in scadenza, la Juventus non ha intenzione di pagare ancora così tanto, non ha intenzione anche di rinnovare a queste cifre, e quindi cercherà un obiettivo nuovo, anche perché io vi continuo a dire, quando entra in una nuova società un direttore sportivo, un direttore tecnico come Giuntoli, la prima cosa che fa è puntare su un nuovo progetto con un allenatore tutto suo, scelto da lui, con le sue idee. Questo potrebbe essere Thiago Motta, potrebbe essere qualcun altro. A mio avviso, probabilmente non sarà Max Allegri.